Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video qui sul canale. Oggi siamo qui per un confronto tra quelli che avrebbero potuto essere i due set più belli che abbiamo montato finora, ovvero la Lamborghini Sian e la Bugatti Chiron. Infatti sono due set sicuramente fantastici, la Bugatti ormai è uscita di produzione, la Lamborghini lo è ancora, anche se probabilmente penso stia per arrivare alla sua erede, se rispettano il tempo tra un set e l'altro che hanno seguito negli ultimi 6 anni, quindi dovrebbe arrivare quella che si presume essere la Ferrari Daytona, come avevo spiegato in uno shorts. Comunque, appunto, oggi siamo qui per paragonare questi due set che sono sicuramente entrambi veramente fantastici. Quindi, signori, intro e iniziamo questo confronto. Partiamo questo confronto. Buongiorno e bentornati, oggi sono qui senza il mio fantastico compagno per aiutarvi nel confronto che, come l'altra volta per WhatsApp e Telegram, è andato notevolmente bene, quindi eccomi ritornato. No, ti fermo subito, ne facciamo a meno, grazie mille, prego, torniamo al confronto che è meglio. Dai punti, secondo me, a favore un po', in realtà dei punti un po' a metà, perché sono un po' a favore di uno per certi versi, dell'altro per altri. Infatti, parlando della resa estetica, che secondo me quando si parla di set un po' da collezionismo è il punto più importante, sono lì, secondo me la Lamborghini è più bella nella parte anteriore e forse sul tetto, però la Bugatti secondo me vince a mani basse sul retro con una parte posteriore della macchina veramente fantastica, ma anche tutta la parte che va dai sedili fino al retrotreno è veramente bellissima, secondo me, esteticamente, con delle linee curve rese veramente in maniera fantastica, non ne hanno per niente semplici queste linee. Mentre la Lamborghini un po' si perde perché rimane a vista tutto il meccanismo dell'alettone nella parte posteriore, secondo me rovina un po' la resa estetica di un set che per il resto è curato nei minimi dettagli. Altro punto importante a livello di resa estetica ovviamente sono i colori, e qui permettetemi di dire che la Bugatti vince per tantissimo a zero. Infatti ha dei colori riusciti veramente bene, ma che soprattutto sono uniformi. Infatti leggo sulla Sian i verdi, praticamente ogni pezzo è di un verde diverso. No, beh, non è così esagerato, però ci sono diverse tonalità di verde che ovviamente quando sono una di fianco all'altro stonano decisamente tanto. Quindi su questo sicuramente punto a favore della Bugatti. Parlando della parte più tecnica delle due macchine, ovvero motore e cambio, a livello di motore secondo me se la cava meglio Bugatti, non perché sia più bello il motore in sé, anche se questo W16 forse è un pelino a livello ingegneristico più complesso ovviamente rispetto al V12 di Lamborghini, però vabbè, ovviamente per questo si sono rifatti alla motorizzazione della macchina reale, mentre a livello di quanto si vede del motore Bugatti è decisamente riuscita meglio, infatti non c'è tutta la copertura che, per quanto simile al vero e realistica, rovina un po' il risultato finale, perché vedere il motore che si muove è sicuramente molto più bello che vederlo tutto coperto. Parlando del cambio, qua non saprei ancora da un vincitore perché sono lì. Sulla Lamborghini in realtà il cambio non si bloccava completamente, però bisogna spingere veramente tanto, quasi ti dà l'idea di stare rompendo la macchina. Quindi su questo però è meglio Bugatti, ma diamo tempo al tempo perché potrebbe peggiorare anche lei come ha fatto la Lamborghini, quindi su questo evito di esprimermi. Però è meglio la Bugatti, ma è più nuova, quindi potrebbe essere per questo. Come potete ben vedere siamo giunti in una zona collinare per confrontare quale tra le due macchine andrà più veloce giù da questa fantastica discesa. No. Scusate l'ennesima interruzione, ma ormai questo canale ormai è un delirio completo. Detto ciò, torniamo al nostro confronto e lasciamo perdere che lanciare due macchine da una collina non mi sembra l'idea migliore per confrontarle. Sulle portiere è decisamente bello il meccanismo a forbice di Lamborghini, che secondo me è più bello di quello di Bugatti, anche se qua ci si rifà sempre alla macchina reale, quindi Bugatti aveva delle portiere tradizionali, mentre Lamborghini ha questo splendido meccanismo. Secondo me è molto più bello esteticamente, anche col fatto che si può alzare dalla levetta nascosta nella parte posteriore della macchina. Sulla Lamborghini, altra chicca carina, la possibilità di aprire la parte che copre il motore, che infatti di solito è completamente coperto, si può aprire sotto, si vede qualche dettaglio in più come i finti tubi dell'aria, quindi carino anche questo. Per il prossimo punto, aspettate un attimo. Allora, entrambi i set sono dotati di una borsetta a puro scopo estetico da esporre di fianco al set o da mettere nel cofano. Qua io mi chiedo, Lego, come siamo passati da questo sulla Bugatti a questa cosa? Cos'è? Cosa sarebbe? Non c'è un adesivo, non c'è un logo? Boh. Quindi sicuramente qua lascio a voi le conclusioni, non mi esprimo neanche. Ultimi due punti, allora sicuramente alettone, secondo me
forse più pratico e funzionale quello della Lamborghini con la leva, però a livello di meccanismo, quindi scatta sui diversi livelli e la possibilità di aprirlo con la chiave, bellissimo quello di Bugatti, secondo me una chicca decisamente carina. Mentre sui cerchi, secondo me, sono lì, se la contendono, perché sono tutti e due veramente belli particolari. Come vedete non c'è un vero vincitore, neanche io saprei scegliere tra i due set. E infatti li ho presi tutti e due, proprio per questo. Ma appunto, secondo me, sono due set veramente fantastici. Traete voi le conclusioni, secondo me quello che alla fine conta di più è quale vi piace di più esteticamente. Non ce n'è un vincitore, dovete proprio guardare quello che piace più a voi. Perché per il resto sono due set veramente fantastici. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e magari vi sia stato utile qualcosa. Perché comunque come prezzo siamo lì, sono tutte e due uguali. Costano tutte e due intorno ai 300, in realtà adesso un po' di più la Bugatti perché è uscita di produzione. Sono tutte e due tra i 300 e i 400, quindi sicuramente fascia molto alta. Dicevo, spero che questo video vi sia stato utile. Se così è stato, mi raccomando, lasciate un bel like e soprattutto iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo sabato prossimo con un nuovo video. Un saluto, Alex Cole.